Tu che prima mi apparivi in alto, ma poi ti sei nascosto in una nube, come il sole, del tutto senza raggi. Così anche tu ti rendi accessibile a me, nascondendoti dentro di me. Tu, l'inaccessibile, lasciandoti vedere agli occhi della mia mente, crescendo a poco, più luminoso brillando. E ancora, di nuovo, mi appari del tutto inaccessibile. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni il nostro peccato e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Cristo Gesù, Redentore del mondo. Del Padre Altissimo viva parola, luce da luce invisibile Dio, dei tuoi fedeli custode amoroso. O creatore di tutte le cose, tu che discendi ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Mi invocherai e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e gli darò la corona di gloria. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Nell'ora in cui la tenebra, come un mantello, si stende su tutto, fa splendere per noi la tua grazia, mio Signore, al posto della luce sensibile. Risplenda la tua luce dentro la nostra tenebra, che è più estesa del sole. In quell'ora in cui siamo resi un deserto, cresca, mio Signore, la nostra consolazione in te.
Bolzano non è un luogo da visitare, è un luogo da vivere. Qui dobbiamo parlare di almeno 25 secoli e 25 secoli lasciano i segni. Ci sono gli eremi, ci sono queste rocce intorno che nella luna piena sembra che si animino. E sono quelle persone che hanno vissuto. Non è fantasia dire che qualche volta sembra di sentire i canti, i gemiti, le lacrime, l'esultanza. Il divino qui si coglie. Mai, mio Signore, io rinnegherò la grandezza della speranza che tu ci riservi. La mia follia è più grande della parola e l'oceano non basta a lavarla via. Non feci mai un passo senza sapere dove posassi il piede. Mi fermavo a riflettere senza cedere, sino a che Dio non mi prendesse per mano. Ero un impiegato dello Stato, il mio nome è Massimo Valentini, lavoravo al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, o meglio, delle politiche agricole, e mi occupavo dei rapporti sindacali per conto dell'amministrazione. Interessato di politica internazionale, di storia, soprattutto del Vicino Oriente, storia della Chiesa, dei cristiani del Vicino Oriente. Siamo una comunità di benedettini, quindi la primo testo a cui facciamo riferimento dopo le Sacre Scritture è la regola di San Benedetto.
regola semplice, austera. Poi la comunità è una comunità di diritto anche birituale, quindi facciamo riferimento sugli aspetti più spirituali alle regole di San Basilio. Parlando di spiritualità, è chiaro, noi intendiamo il rito latino, romano, Roma, e il rito bizantino, ma parliamo di rito bizantino unito a Roma, quindi cattolico. Ecco, questo forse da precisare. Alterniamo una domenica secondo il rito latino e una domenica secondo il rito bizantino. Questo sia nella Divina Liturgia sia nella Liturgia delle Ore. Amore per la vita monastica ha fatto sì di lasciare Siria, che io sono siriano, di Aleppo, e di andare in Libano a cercare questa vocazione monastica. E sono rimasto dai basiliani per 7 anni. Lì ho imparato la cosa bellissima della vita liturgica, della vita del coro. Ho imparato il rito bizantino sul serio. Loro mi hanno mandato a Roma per studiare la teologia. A Roma ho conosciuto il professor Federici e ho conosciuto anche il suo sogno di
rifar vivere questo luogo. Appena ho visto questo fascino di questo luogo, non ci ho pensato due volte. Ho deciso di rimanere. E da allora, con Padre Fedele e Piero, abbiamo iniziato questa avventura di vivere la vita monastica in questo posto. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace sulla terra e per gli uomini benevolenza. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace sulla terra e per gli uomini benevolenza. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace sulla terra e per gli uomini benevolenza. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Noi abbiamo non un baule da dove tiriamo fuori tesori infiniti per la nostra vita, ma ne abbiamo due, potremmo dire, quella che è la tradizione occidentale e la tradizione orientale. Quando si prega e si canta, questa gioia si trasmette. Agostino diceva che chi canta bene, no, prega due volte. Cerchiamo di trasmettere appunto questa gioia. Un salmo va cantato, noi cantiamo sempre il salmo, cantiamo anche le letture che vengono non soltanto proclamate, ma veramente cantate con gioia. A metà della festa, disseta la mia anima assetata ai rivi della pietà. A tutti, infatti, o Salvatore, hai gridato: chi ha sete, venga a me e beva. O fonte della vita, o Cristo Dio, a te la gloria. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te rendiamo gloria. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Dal primo momento abbiamo fatto delle scelte, provocatoriamente le chiamo sfide. Le scelte sono state quelle di non aver negozio. Non abbiamo negozio. Il resto è tutto incerto. Ancora oggi il fornaio ci porta il pane. Abbiamo una sola cassetta in chiesa. Nell'ospitalità facciamo noi tutto, la pulizia, e la frase che diciamo agli amici: ognuno contribuisca secondo le sue reali possibilità. Il nostro silenzio deve essere riempito dall'ascolto di Dio. Cerchiamo anche di avere nel cuore affanni e pene che ci giungono dall'esterno. Arrivano richieste di intercessione qui, e questa è una responsabilità. Vengono qui persone curiose che vogliono sapere: ma cosa ci fanno qui i monaci? Come vivono? Vengono persone devote alla ricerca anche loro di una parola, di uno sguardo, di silenzio. Vengono turisti attratti dalla bellezza del luogo e dalle memorie storiche che sono custodite qui. Vengono amici, conoscenti, poveri, sia in senso materiale, sia in senso spirituale, proprio persone con la vita incrinata, qualche volta spezzata. I testi fondamentali per noi sono il Walton,
una Bibbia plurilingue, pubblicata la prima volta alla fine del XVI secolo, e abbiamo testi liturgici di orientali nelle lingue originali, e questo è un unicum in Italia. È una biblioteca moderna, ottenuta dalla riunione di alcuni fondi. Il primo fondo è il lascito del professor Tommaso Federici, che è colui che portò i monaci qui a Pulsano, ponendo fine quindi all'abbandono ormai bisecolare. Il professor Federici era un biblista, insegnava teologia biblica e liturgie orientali, quindi i riti di celebrazione dei diversi sacramenti della Chiesa. E questo è stato il suo lascito. E il suo lascito è anche l'esempio di una vita spirituale alimentata dalla scrittura, dalla tradizione patristica e dalla liturgia. Gioite, deserto e terra arida, si rallegri la steppa e fiorisca come narciso, fiorisca e si rallegri di gioia grande e canti. Diventino forti le mani deboli e fermi i ginocchi vacillanti. Dite ai cuori timidi, siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio, egli viene e vi salva. Tommaso Federici era un uomo di una umanità immensa, di una cultura che andava dal sonetto romanesco, e ce l'aveva, li leggeva e li ha scritti pure. Andava alla conoscenza, delle lingue moderne è anche abbastanza facile, ma aramaico, greco, latino e altre. Un uomo infaticabile, accompagnatore. Noi abbiamo, oltre alla biblioteca, abbiamo almeno una decina di scatoloni con tutti i suoi piccoli bigliettini, dove in un pezzo di carta, ma meno di questo, lui ti tracciava una tesi, ti tracciava, bastava un bigliettino, un pezzettino di quella carta significava un libro. Thank you.
l'icona per il cristianesimo è una cosa fondamentale, perché fonda la sua origine in una cosa importante per noi, che è Dio si è fatto visibile. L'invisibile si è fatto visibile e noi l'abbiamo visto. Perciò non si può fare a meno dell'icona nelle nostre chiese. Noi troviamo icone fin dalla nascita del cristianesimo. L'icona non è una foto scattata in un momento che è tu raffiguri una scena, perché il personaggio non è fermo lì, tu non lo puoi dominare, è una finestra aperta al mistero. Il rosso è il colore della divinità, il blu il colore dell'umanità. Perciò vediamo che Cristo è di natura divina, il mantello intimo è rosso, rivestito della natura umana quando si è incarnato e vissuto tra di noi. Il contrario vediamo nella Madre di Dio, Maria, Vergine. Vediamo il mantello intimo è blu perché lei è di natura umana, rivestita della natura divina quando ha generato il Figlio di Dio. E questo cammino della Madre di Dio è il cammino di ogni fedele, di ogni cristiano, cioè la divinizzazione, vestirsi dello Spirito Santo per generare Dio. L'oro dà questo significato dell'infinito. Questi personaggi vengono dall'eternità. Secondo valore dell'oro è la luce. Gesù è venuto per illuminarci, per darci la sua luce. Il cammino di illuminazione è il cammino di tutta la vita. Il terzo valore dell'oro è la regalità. Noi offriamo al Signore tutto quello che è di prezioso, che abbiamo di prezioso. Esultiamo nel Signore, cantiamo inni di giubilo a Dio nostro Salvatore. Thank you.
da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Noi lunedì abbiamo quello che chiamiamo l'esperienza del deserto, dove ognuno dei monaci vive nella maniera che ritiene più opportuna, rimanendo in camera, uscendo fuori, andando agli eremi, leggendo, studiando. Qui siamo in presenza di 24 eremi. È un'esperienza fuori dal tempo. Entri in uno spazio, in una dimensione che è diversa. Sei completamente immerso nella natura. Entrando nelle valli sei solo roccia, un po' di arbusti, i falchi che volano in cielo. Thank you.
tutto quello che può pensare un uomo su quanto è sotto il cielo e su quanto è sopra il cielo è inutile. Solo colui che persevera nel ricordo di Gesù è nella verità. Quali che siano le tue pene, la vittoria su di esse sta nel silenzio. Quanto uno si sarà reso folle per il Signore, altrettanto il Signore lo renderà saggio. Ti rendo grazie perché, mentre stavo seduto nell'oscurità, tu ti sei rivelato a me, mi hai illuminato, mi hai concesso di vedere la luce del tuo volto che nessuno può reggere. Mi hai illuminato interamente dalla tua luce e io sono diventato luce nella notte, io che mi trovavo in mezzo all'oscurità. Non è che non credessi, credevo, ma forse come fanno tanti oggi, prendendo un po' qua e un po' là, costruendosi un Dio personale, mischiando un po' di filosofia, di avventure, di idee personali. Anzi, questo Dio lo cercavo anche abbastanza intensamente, ho viaggiato tanto. Sono stato in Giappone, ho studiato il buddismo e poi anche nel campo del lavoro, oltre agli studi universitari, ho fatto anche del giornalismo. La vita mi ha dato degli amici stupendi che io però non ho mai saputo apprezzare, perché ho sempre in fondo considerato gli altri come cose da sfruttare in base agli interessi del momento. E questo anche nel rapporto con l'altro sesso. L'ultima mia fidanzata, una ragazza bellissima, dolcissima, che mi amava profondamente, però, ecco, proprio per il mio comportamento così arrogante, così egoistico, la persi. Quindi, rimasto da solo, è cominciato un vero e proprio calvario, perché il pensiero di lei rimaneva sempre fisso e tutte le altre esperienze che continuavo a fare, i divertimenti con gli amici, la carriera all'università, al giornale,
non avevano perso completamente senso. Mi sentivo ogni giorno sempre più vuoto, fino a che mi sono ritrovato completamente prostrato. Ho cominciato a rispolverare un po' i ricordi del catechismo di un decennio prima. E poi mi sono reso conto che non ricordavo neanche il Padre Nostro. Quindi sono dovuto andare su Wikipedia e scaricarlo. E mi sentivo un cretino, perché dicevo, che fai, reciti la formula magica e che succede? E invece è successo, perché ho cominciato a sentire un calore, una presenza, una vicinanza. In maniera assolutamente sconvolgente per me, ho provato dei sentimenti che non avevo mai provato in vita mia. Stavo cominciando lentamente a capire che Dio è una persona a cui bisogna dare del tu e non un'idea. E quindi è cominciato questo dialogo. E in tutto questo continuava questo tarlo del fatto che forse la mia vocazione era dovuta a un voler fuggire da questa delusione. E intanto questa ragazza, con cui non ero più in contatto, però poi ci eravamo incontrati per caso e quando mi ha visto ha capito che anch'io per lei, insomma, non ero stato rimosso. E quindi mi ha chiesto di tornare insieme, praticamente. E a me questo mi ha creato un subbuglio dentro, perché, ecco, l'avevo amata così, in maniera intensa, per tanti anni, e tutto questo dolore, sì, mi ha un po' sconvolto. E al che qui la comunità è stata molto saggia nel consigliarmi, perché subito la prima cosa che mi hanno detto è: torna a casa e chiarisci questa cosa. E quindi io sono tornato al mio paese e per più o meno un anno sono tornato insieme a questa ragazza. Siamo tornati insieme come prima, come eravamo fidanzati un tempo. È stato bellissimo rincontrarci, però mi rendevo conto che per quanto stessimo bene insieme, per quanto lei fosse una persona veramente speciale, questa persona che avevo trovato non era un sostituto, ma anzi era un amore talmente grande che si era venuto a creare che ormai mi chiamava a tornare qui. E quindi dopo qualche mese ho rotto e sono tornato qui. Io ho rinunciato a molto, penso che si può dire così, perché anche all'università, cioè, avevo una carriera assicurata dal punto di vista accademico, però ho rinunciato a cose mondane, mentre qui ho trovato l'amore, quindi sembrerà banale, non so, non riesco a trovare espressioni più eleganti, ma chi può trovare di più dell'amore? Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché il mio posto sia anche voi. Quella della separazione. I discepoli saranno separati da lui, ma lui tornerà a prenderli.
le loro preghiere saranno esaudite, il Paraclito verrà da loro e colmerà il vuoto lasciato da Gesù. Padre e Figlio, se l'invito a credere, che come sappiamo bene, credere in ebraico è quella radice da cui viene la parola amen, che vuol dire stare fermi. Quindi all'agitazione, cioè allo stare in movimento, essere scossi, si contrappone lo stare fermi della fede, l'amen. Questo è Pulsano. In questo silenzio si matura la capacità di stare con se stessi. Questa è una solitudine che parla, una solitudine che educa, è una solitudine che poi consente di incontrare l'altro, ma di incontrarlo non come un qualcosa da usare, da servire, da manipolare, perché la solitudine ti mette di fronte all'altro come il dono. In questo momento è questo. Questa è la forza di Pulsano, è questo silenzio, è questa solitudine non vuota, non costretta, ma scelta. Scelta per amore. Per i monaci di Pulsano oggi custodire questi eremi è un motivo di grande gioia, di grande sorpresa, di scoperte che si vanno facendo giorno per giorno, di riprodurre i sentimenti, riprodurre la dedizione. Pulsano, con questa storia così lunga, così bella, così travagliata, ecco, dice: il tempo si ferma, non come evasione, ma come coscienza che il cielo irrompe sulla terra e la terra è elevata al cielo. E questa coscienza allora crea dentro, sono inesprimibili i sentimenti che crea, perché da una parte ti dà pace, da una parte ti dà stimolo, se vogliamo anche un pizzico di angustia, comunque un desiderio di non giocare né con se stessi, né con Dio e nemmeno con gli altri. Quale misericordia senza misura.
quale oceano tutto benevolenza, quale grazia senza limite, quale amore più grande della parola. Anche se siamo miseri e la nostra stirpe è polvere, tu ci fai grandi secondo la misura della nostra grande dignità, avendoci resi familiari di Dio. La nostra fragilità, oh Signore, ci fa smarrire il senso autentico della nostra esistenza, ci fa dimenticare che veniamo da te e a te torniamo, fa che nulla ci distragga nel nostro quotidiano. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Tu che ci consenti di stare alla tua presenza, tu che ci abiliti a cantare le tue lodi, guarda quanti sono nella solitudine, quanti non hanno speranza, quanti sono nella prova a causa della malattia e a causa di quell'egoismo sfrenato che opprime, che uccide. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Cristo è risorto, è risorto. Con la morte ha calpestato la morte e a chi era nella morte ha elargito la vita.